A quest'ora non posso più rimanere in silenzio perché sempre per il benessere di Eitan devo parlare. Eitan, una cosa che è semplice da dimenticare, è un cittadino italiano, ha anche cittadinanza israeliana, però è cittadino italiano. È arrivato in Italia quando aveva un anno e 18 mesi, più o meno. È cresciuto sempre a Pavia. Come tanti bambini, è andato a fare le vacanze con la famiglia materna in Israele. Tutto il suo percorso di vita è stato qua a Pavia. Io non sono una donna sconosciuta, Eitan. Mio marito, mia figlia, i miei genitori che si sono trasferiti qua in Italia per stare con me, con mio fratello e i nostri figli, non sono sconosciuti a Eitan. Questi presupposti è impossibile che l'autorità israeliana possa prendere in considerazione una richiesta di adozione o affidamento ad un bambino dopo un trauma così grave.